che ci presenta una cosa che finora in questo meetup chatbot non abbiamo visto, ovvero un oggetto fisico. Io per esempio faccio parte del FADAR, che è un laboratorio di partecipazione, ci occupiamo di prototipi, sia a livello hardware sia a livello di programmazione. Io però non sono un programmatore, mi occupo di tutta la parte tecnica, cioè la gestione dei laboratori, delle mie sedi a Milano, e abbiamo sviluppato, ho richiesto di un cliente, abbiamo sviluppato questo oggetto, che è un buon, diciamo, case history per parlare di chatbot, perché è un oggetto che si tratta di un oggetto di IoT, quindi di una serie di oggetti che ormai da qualche mese che sbaglio sente molto parlare, oggetti quindi connessi al mondo web, che ci dà una serie di informazioni, e uno degli sviluppi successivi in questo oggetto è quello di integrarlo con una chat, o meglio, integrare una chat a questo oggetto. L'oggetto ha un nome, si chiama Scala, fa parte però di un mondo più ampio, che è il mondo di Joule 4.0, dove Joule cosa fa? Ha un monitoraggio di consumi di energia di varie fonti, quindi avete presente i contatori di casa come luce, gas, acqua, ormai non vi esce più l'omino a prendere il numero di contatore, quanti metri cubi si consuma, così, ormai è tutto telematico, e anche soprattutto a Milano sono cambiati, sono sempre sono quelli moderni che hanno all'interno delle connessioni per poter mandare già in automatico tutte le cose. Joule ha un database al quale questo oggetto in questo momento è collegato, ora vedremo qualche nel dettaglio, ed ha ovviamente un monitoraggio in tempo reale dei nostri consumi. Questo oggetto, ovviamente, pensate, è un oggetto che può andare a una famiglia, viene quindi registrato per la famiglia, c'è un database che prende già tutte le informazioni dei consumi di questa famiglia, di questo utente, e il nostro oggetto ci può dare una serie di feedback. Quindi l'oggetto in sé soprattutto è in grado di, possiamo dire, istruire l'utente nel come utilizzare le proprie diciamo risorse, le proprie energie di casa. Quindi tu da un feedback hai la sensazione se stai consumando bene o male il nostro consumo energetico. Normalmente uno non sa quanta acqua sanitaria consuma, invece questo oggetto, grazie a dei feedback, ora vedremo, ci dice se stai consumando in maniera corretta e proporzionale o meno. L'altra cosa interessante è che lo può fare rapportato a, per esempio, un condominio. Pensate, se all'interno di un condominio dove normalmente magari l'acqua è centralizzata, ci sono altri servizi, e in base a delle altre utenze che rispecchiano le medesime caratteristiche, famiglia con tre figli, quindi se si hanno dei consumi più o meno equilibrati o no, o se si hanno dei consumi nettamente sballati rispetto a, diciamo, il proprio vicino di casa con le medesime caratteristiche di utente. Quindi come funziona il nostro oggetto? Rileva la presenza di una persona davanti, se c'è un sensore di prossimità che prevedeva il passaggio della persona, e dà un feedback di interazione. Quindi dà praticamente una serie di informazioni in tempo reale su temperatura e umidità in quell'ambiente, in quella stanza dove attualmente l'oggetto si trova, che sono temperatura e umidità, temperatura sullo zero e qualità dell'aria, anche all'interno un sensore di qualità dell'aria, quindi i cluster si trovano anche nelle stazioni che misurano il PM10, quelli che ci sono in giro Milano, quando sono tutti i giornali e parlano di PM10. Esatto, misura praticamente il particellato nell'aria, sotto forma di grammi per milione, quindi se la stanza si trova in un ambiente non, se l'aria all'interno della stanza comincia a creare un ambiente non idoneo per viverci, questo lo comincia a visualizzare, e lo visualizza con un'infografica e una slide luminosa che ci permette di andare a, sulla banda qua luminosa, permette di visualizzare la colorazione della nostra situazione, passando da
una colorazione di bianco, che vuol dire tutto ok, positivo, una colorazione di orange, che è una colorazione intermedia, cioè sono ai limiti del mio range, fino ad arrivare al rosso, dove si ha un praticamente superato il limite. Oltre alle sue, diciamo, funzioni interne, che sono in locale, potendo collegarsi tramite, in questo caso ho pensato tramite modulo GSM, quindi tramite le classiche SIM che ci sono all'interno delle chiavette internet, per esempio, può collegarsi al database al quale la casa, i consumi da casa sono legati, e ci dà tutta una serie di altre funzioni, altre informazioni, feedback soprattutto, sugli altri consumi energetici, che possono essere elettricità, vari tipi di acqua, riscaldamento, e l'unione di tutte queste varie, chiamiamole, categorie, ci dà a noi uno strumento per capire come stiamo utilizzando le nostre risorse. Quindi siamo consci di sapere se stiamo consumando più acqua sanitaria, più elettricità, il riscaldamento se è corretto rispetto alla temperatura che ho in casa. Molti, ormai ci sono certo termometri che sono automatizzati, eccetera, però quanti sono fuori casa, normalmente la temperatura è a 20 gradi e fuori c'è 18, è inutile tenerlo a quelle temperature. Questo, facendo tutto uno storico di analisi dei dati, può darmi a sua volta dei feedback. Infatti un'implementazione che si sta sviluppando nell'evoluzione di questo oggetto è creare un mondo più ampio di Scala, un mondo più ampio di Joule, dove lui è un po', diciamo, il fulcro centrale che riceve una serie di, e scambia una serie di informazioni con il resto di questo ampio mondo, dove si hanno, possono avere una serie di sensori che sono posti nelle varie altre stanze della casa, cioè non sono intanto che delle prese elettriche, che uno posiziona all'interno della presa elettrica, senza perdere la presa elettrica, quindi il vantaggio è che ho sempre la mia presa elettrica, ma nello stesso tempo all'interno di questo contenitore ho una serie di altre sensoristiche. Quindi posso monitorare situazioni più ampie rispetto alla singola stanza o al singolo ambiente dove si trova il nostro device. Wearable, quindi anche fisico, che ormai diciamo proprio sono una serie di informazioni che sono strettamente legate anche alle altre risorse ambientali a casa, quindi come leggere temperatura, umidità e sudorazione di una persona all'interno dell'ambiente in cui si trova e dove sta lavorando il nostro sistema, è fondamentale per creare sempre più data log, per creare sempre più un feedback mirato e preciso per quel tipo di utente. Naturalmente Scala, come vi ho detto prima, scambia sempre informazioni e riceve informazioni dal database di Joule, al quale è abbinato l'utente. E un altro, diciamo, modo per poter interagire al meglio con il nostro sistema è quello di poter sviluppare un'app, poter sviluppare quindi un'interfaccia che l'utente può andare a gestire, sulla quale noi, visto che il tema è chat, abbiamo pensato di introdurre una chat. Quindi introdurre praticamente un assistente personale in grado di poter dialogare con l'utente che sta utilizzando il nostro sistema e che vuole imparare dal nostro sistema, perché con il nostro sistema può, con questo sistema di Joule, può imparare come gestire meglio tutta la sua, diciamo, risorse di casa e anche il suo stile di vita. Infatti diciamo che la chat consente di ottenere informazioni personalizzate, mirate e soprattutto in tempo reale. Sarà l'utente che deve, abbiamo pensato, far partire questa chat, quindi è lui che, aprendo una tipo WhatsApp di messaggistica, inserisce l'input all'interno della casella, ci sarà un chat che analizza le parole in ingresso, compone e a sua volta crea una serie di domande e temi, possiamo dire, meglio dire temi, più inerenti alle parole che l'utente gli sta somministrando. E quello che si vuole creare con la chat è rendere praticamente, prendendo tutte le varie informazioni che abbiamo parlato prima, dal data login che lui fa in tempo reale, il profilo utente, sapere che persona sta utilizzando il nostro sistema Scala e i vari sistemi esterni,
wearable così, fornire praticamente all'utente una guida su come migliorare le proprie quasi il proprio stile di vita, le proprie capacità nell'utilizzare le proprie risorse. Ora siamo attualmente in fase di sviluppo, abbiamo fatto i primi concept, i primi prototipi funzionali, e da qui siamo nella fase di test, quindi di testarli soprattutto dal punto di vista delle comunicazioni, della funzionalità elettronica che c'è all'interno e così via. Da qua poi c'è lo step successivo, quindi di creare tutta quella rete di infrastrutture e network che avete visto, per poi andare a costituire tutto il mondo che sarà, diciamo, di questo oggetto, compresa la chatbot presente nell'applicazione. Io sono stato molto più ristretto del presentatore, anche perché non avevo una parte, diciamo, più tecnica per entrare in dettaglio su una cosa, ma era per presentarvi soprattutto le potenzialità di questo oggetto, ma soprattutto il fatto di un case history su una chatbot che si può applicare a un oggetto che già esiste. E ora, questo oggetto, diciamo, è un prototipo, certo, però ci sono tutti gli schemi tecnici, funzionalità per rendere questo oggetto, per poter andare in produzione. Naturalmente cambierà le parti con cui è stato realizzato, questo è tutto un oggetto stampato tridimensionalmente in materiale caricato a fibra di carbonio. Se si pensa a una produzione di larga scala, non si può pensare di utilizzare un materiale che costa 30 euro al mezzo chilo, quindi bisogna andare su materiali molto più economici, ridurre i costi dell'elettronica che è prototipale, che è all'interno, via. Però tutto il sistema, il mondo che questo oggetto ha attorno a sé è tranquillamente implementabile con, per esempio, una chat. E la chat è fondamentale avere un sistema di, perché conto avere un feedback solo visivo, ma in conto è anche avere un assistente personale che mi aiuta a capire come io sto andando a interagire col mio sistema Java, col mio sistema Scala, con tutte le informazioni che Scala sta Java, con tutte le informazioni che riceve dall'ambiente nel quale questo oggetto è in funzione. Questo qua poi, vabbè, come dicevo, è un oggetto interfin, quindi ha tutta una serie di caratteristiche di oggetti di uso, diciamo, molto tecnologico. Per esempio, ha una ricarica a induzione all'interno, non ha prese visibili di collegamento. Questo qua, che è il prototipo, ha ancora la presa per collegare, poter andare ad aggiornare firmware e così via. Però il prototipo che è in funzione, ora in test nel lab, non ha prese esterne, perché appunto l'oggetto non è pensato per dover essere né configurato né dover creare aggiornamenti, essendo collegato, non dovete poi ricevere in un'evoluzione successiva gli aggiornamenti in automatico. Ed è pensato appunto per funzionare H24. Uno non si preoccupa a caricarlo, può lasciarlo attaccato alla sua base di induzione, continuamente si ricarica, se lo sposta in un'altra stanza funziona, da là naturalmente dà il feedback di batteria scarica oppure delle altre informazioni necessarie, e uno lo può poi tranquillamente andare a caricare. Se avete domande? Sì. Se vogliamo sviluppare una chatbot per questa piattaforma, dov'è che troviamo le informazioni per farlo? E come poi scambiamo i dati tra il chatbot e il sistema? Esatto, diciamo che allora adesso le informazioni dell'oggetto sono su un database, quindi vanno su questo database che è di Java. Da lì uno può prendere poi tutte le informazioni, naturalmente bisogna creare il network, bisogna creare la rete, bisogna creare il sistema per poter andare a scambiare tutte le informazioni. Fino adesso girava, diciamo, tutto in locale, cioè era tutta una cosa di test per vedere il funzionamento vero e proprio dell'oggetto. Poi da lì, come dicevo, ci deve essere un network in cui c'è tutta l'interazione delle parti, quindi ci deve essere la chatbot che dialoga con il catalog, che dialoga le cose, quindi l'applicazione che parla allo stesso sistema, dove si avranno tutto il monitoraggio dei dati, dove si avranno tutte le informazioni del profilo utente al quale l'oggetto Scala è abbinato, e così via. Quindi
chatbot deve dialogare con Joule. Sì, diciamo di con almeno col database per capire che tiene informazioni. Sì. Buonasera a tutti, sono il Parato, rappresento Joule. Joule è nata per fare monitoraggio e quindi di varie risorse energetiche presenti nelle abitazioni, nelle aziende, e quindi mettiamo già in un database a confronto i consumi dei singoli utenti per l'edificio. Adesso tra pochi giorni lanceremo invece i confronti tra clienti Joule all'interno dei quartieri, quindi con potenzialità diverse, rendendole anonime. Ciascuno può rendersi conto non solo come sta consumando all'interno del proprio edificio, ma anche attorno a sé, nel proprio quartiere, nella propria area. Abbiamo commissionato questo oggetto IoT per iniziare ad entrare ancora in modo più profondo all'interno delle abitazioni e cercare di dare, insegnare agli utenti i risultati del loro utilizzo. Preso. Perché ora è connesso un database di prova, quindi ogni tot minuti il database invia messaggio di errore, naturalmente i prove per fargli fare un ciclo di funzionamento. Per esempio, dentro Luce Arancione, vi dicevo, c'è lo schermo che visualizza le stesse infografiche. Se potete, poi potete tranquillamente venire a... Sì, adesso abbiamo finito la prima versione, stiamo già pensando alla seconda, quindi stiamo iniziando a ragionare sul implementare con device, quindi sensori di altre tipologie all'interno degli alloggi, e dare dalla voce, quindi potersi mettere in contatto con l'assistenza per poter dare spiegazioni o se hanno problemi che si intervento, creare questa, anche questa chatbot che ormai diventa molto diffusa in quasi tutti i servizi, per poter implementare l'apparecchiatore, quindi rendere più friendly il sistema, più semplice l'utilizzo e avvicinare gli utenti anche meno tecnologici, avvezzi ad utilizzare internet, ad usare la web app o l'app sul cellulare. In questo caso l'utente non si deve collegare al computer per sapere come stanno andando i propri consumi, come stanno funzionando. Quindi evitiamo quell'ostacolo di entrare in internet, collegarsi sul nostro portale, e quindi anche i meno abituati colpo d'occhio sanno come sta funzionando. Dopodiché, se hanno troppi segnali rossi, saranno incentivati ad entrare e chiedere maggiori informazioni. Quindi in questo momento c'è soprattutto la parte raccolta dati, sensori, sì. Possibilità interattiva di comandare invece... La domotica non sarà... anche perché poi qua si entra in un mondo dove ci sono dei competitors molto... molto forti, quindi studiare qualcosa c'è il rischio di arrivarci con 6 mesi di ritardo. Certo. Non è un termostato in casa, non è collegato, ma detto, l'idea è quella di insegna come usarlo. L'idea è quella di farlo dialogare invece con quanto c'è già sul mercato. Costo, per avere un'idea di che solo tipo di priorità, è una cosa più o meno che target si mira. Adesso vedo che ci sono cose meno ridondanti di queste sui che viaggiano dai intorno ai 200 euro. Non ho ancora idea veramente di cosa, perché bisogna sempre un certo range. Esatto, si parla sempre di grossa scala, cioè un conto è il prototipo che ne distribuisce un funzionante, un conto è la grossa produzione, i costi si abbattono. Per qualche misura noi lavoriamo abbastanza con prototipazione elettronica, se si arriva nel primo range che è quello 0-500 pezzi, i costi diventano un quarto rispetto al prototipo. Se si va nel migliaia, decine, diciamo, di migliaia di pezzi, i costi diminuiscono più del decimo. Quindi questi sono i nostri parametri di raffronto. Naturalmente non è un oggetto che ha all'interno chissà che elettronica, diciamo che un'elettronica sì, potente, ma nello stesso tempo non deve fare le funzioni dell'Apple Watch, tanto per intendersi. Quindi naturalmente il costo in fase di produzione è nettamente nella soglia 100-200 euro di fascia di prezzo. A
Sky che già lo controlla circa 40.000 sensori e 7.000 famiglie, quindi nel giro di pochi anni. E adesso vogliamo vedere se riusciamo a incentivare gli utenti a prestare maggiore attenzione ai propri consumi e alle proprie attività. E credo che con qualcosa di fisico sia più facile. Ora ce ne sono due prototipi, il secondo è legato a un appartamento che veramente è utilizzato da una persona e noi per una settimana abbiamo voluto in funzione il laboratorio, abbiamo messo un delay, cioè un tempo che ogni 30 secondi dava informazioni e ogni più o meno 5 minuti, variava in fatto 5 minuti e un quarto d'ora, ci dava le informazioni com'era la temperatura in questo appartamento, no? E noi vedevamo che comunque potevamo leggere quanto era il valore dell'appartamento, era sempre per fortuna nel range del colore bianco, quindi vuol dire che la persona consumava in modo corretto, però noi abbiamo visto per esempio al mattino presto le temperature in ingresso sul loro database erano sempre al di sotto dei 18 gradi, alla sera erano invece intorno ai 20, quindi vuol dire che l'appartamento era, diciamo, in funzione in maniera, il termostato, diciamo, che controlla la temperatura dell'appartamento era in funzione in maniera corretta, quindi al mattino presto magari era spento perché la gente ancora era a riposo e poi invece alla sera quando uno entra a casa aveva le temperature sedute. Il feedback c'è, si percepisce, perché il fatto di vedere un oggetto che quando passi magari ora dipende se è collegato o meno, però, dipende, quando passi dà informazione se ci sono degli alert, dà delle serie di informazioni per sapere che tu hai sballato i tuoi consumi oppure sei nel range giusto, sono fondamentali per l'utente perché si può sa come regolarsi, sa come imparare per gestire meglio le proprie energie, che poi è costo. Se non ci sono altri. Che sensori avete in questo momento? In questo momento abbiamo acqua fredda, calda, tecnica, riscaldamento sia come contabilizzazione diretta, quindi energia diretta, sia il ripartitore di calore, non so se avete presente gli impianti centralizzati in casa, ecco. Tutto è nato da quello, tutto è nato da quello perché il valore di quel ripartitore non dico nulla, leggere il valore sul singolo ripartitore non sa se sta spendendo tanto o poco, a cosa si traduce. Noi prendendo quelli all'interno dell'edificio lo riparametriamo e in tempo reale diamo anche non solo la percentuale di consumo rispetto agli altri, ma anche la parte economica, partendo dal preventivo fatto a inizio stagione dall'amministrazione, noi lo traduciamo già in euro. E questo aiuta molto perché facendolo lungo la stagione invernale si ha tempo per arrivare a fine stagione a dire hai consumato troppo, hai dimenticato la finestra aperta, è una litigata, tutto è nato con le riunioni dove parecchio, allora abbiamo detto no, se noi lo diamo tutti i mesi, a questo punto se a novembre, a dicembre vedi che stai consumando troppo in un determinato locale piuttosto che in un altro, hai tempo per correre ai ripari, quindi è qualche temperatura gestire, se non lo fai diventa un problema dell'utente e non dell'azienda che li gestisce, perché il numerino in sé non dice assolutamente, e questo è un problemone non da poco perché adesso si sta diffondendo finalmente perché sono degli ottimi risparmi economici, ma vanno gestiti, perché come gente che mi lascia il serramento aperto in quel modo, la valvola al minimo sotto che spalanca come se fosse pieno inverno e questo scalda e genera consumo, quindi poterlo vedere la web app funziona, quindi va sul web, al suo grafico, l'istogramma, al consumo medio dell'edificio, al consumo proprio, quindi vede qual è il locale che consuma di più, qual è il locale che consuma di meno, ha tempo nei mesi di correggersi. Chi non entra, avere un segnalatore che con il passaggio lui si attiva in automatico e dà il resoconto dei dati in memoria al momento, insomma speriamo che con una luce rossa lo aiuti ad andare a vedere e capire il perché. Adesso va sviluppato appunto un discorso di chat che può dare dei consigli in base alla temperatura che rileva, aiutare l'utente a consigliare di abbassare la temperatura piuttosto che ad areggiare se la qualità dell'aria all'interno dell'alloggio non è conforme, non tutti gli alloggi sono gestiti in modo ottimale al loro interno, e quindi insomma dare un'idea,
aiutare l'utente a conoscere come genera consumo con le proprie abitudini, quindi correggere. Sempre sullo stesso tema della precedente, visto che organizzatore di Tanciato. Allora, l'oggetto scala è a livello di prototipo, capito. Joule è funzionante. Funzionante, sì. Ha già dei distributori. Sì, inizia ad avere. Quindi, se volessimo sviluppare un chatbot che interfaccia Joule appoggiandosi magari a Scala oppure no, bisogna comunque venire a parlare con voi. Voi avete già un'API pubblica da utilizzare per scrivere queste applicazioni o bisogna proprio mettersi d'accordo? Al momento no. Per accedere? Al momento no. Poi, ahimè, manca una figura fondamentale qua all'interno, che è chi ha sviluppato poi. Sì, già sì. Nella parte vabbè, però quello reale, cioè, sì, no, però in questo momento sono domande per me dove mi ritrovo veramente a terra. Io mi occupo dei sensori. Se fosse qui qualcuno in sala che quello ben volentieri mettere in contatto, sì, con lei e poi si trova ben volentieri. Sì, sì, assolutamente. Noi collaboriamo appunto con Alchemy Tech, che ci sviluppa per noi la parte proprio software, di gestione del database, anche quindi è possibile tranquillamente, è la parte che stiamo cercando adesso, perché stiamo ragionando appunto su come sviluppare la chatbot, che cosa metterci al suo interno. Infatti era stata una ghiotta, grazie per esserci fatto venire. Che è la parte che dobbiamo capire, la fase 2, diciamo che sviluppata la fase 1, forse prima di mettere in commercio la fase 1 passiamo, la arricchiamo con una fase 2, creiamo tutto il sistema, perché forse ha più senso, insomma, perché poi con questo si nasce anche con le singole abitative e quant'altro, cosa che oggi già lavora più sugli edifici o industriali o residenziali, ma nel suo complesso, nelle singole unità abitative aveva poco senso, perché sono pochi sensori, quindi crearne uno in autonomia che dialoga col database, quindi li andiamo a raccogliere e in base all'esperienza di quartiere, quindi a restituire dati, è un buon tramite.